Buonasera a tutti, mi presento, sono Marzio Marini e mi occupo di supporto tecnico-commerciale per alcune regioni d'Italia di Casa Urmet. Questa sera vi do il benvenuto a questo webinar che Urmet ha organizzato per voi per darvi un aggiornamento su quelli che sono i nostri prodotti del sistema antintrusione in ambito radio e filari. Vi ringrazio innanzitutto per la fiducia che ci avete accordato essendo presenti qui questa sera. Prima di cominciare, qualche piccola informazione di servizio. Quindi abbiamo messo a disposizione un documento nella sezione download della dashboard, dal quale potete scaricarvi la presentazione di questa sera. Verranno formulati dei sondaggi durante il webinar ai quali vi invitiamo a rispondere cliccando sulla domanda che ritenete più corretta. Inoltre, essendo un corso dal vivo, potrebbe avvenire una disconnessione del sistema, quindi se ciò dovesse accadere, vi preghiamo di ricollegarvi utilizzando il link contenuto nella mail di conferma iscrizione oppure il link nella mail di promemoria che dovreste aver ricevuto questa mattina. Lascio ora la parola al collega Eugenio per una breve introduzione e vi auguro un buon webinar. Buonasera a tutti, grazie Marzio per la parola. Sono Eugenio Mugnano e lavoro in Urmet presso la filiale di Napoli, quindi sul territorio campano. Stasera Marzio ci illustrerà un pochettino, come già anticipato, i prodotti di antintrusione sia filare che radio, ma prima di procedere, diciamo, a un approfondimento tecnico di questi prodotti, volevo un attimino fare un accenno a un'iniziativa Urmet già presente, che forse molti di voi già conosceranno, già da diverso tempo che stiamo portando avanti questa iniziativa per quanto riguarda Urmet Premiati. Che cos'è Urmet Premiati? È praticamente una raccolta punti che potete fare scaricando un'applicazione, registrandovi con un proprio account. E potete accumulare tranquillamente punti che andate a scansionare su molti dei nostri prodotti presenti a catalogo. Potete accumulare punti a step, quindi scegliervi il vostro gadget, il vostro premio, oppure potete anche accumulare punti alla fine, una volta totalizzato tutti i punti, potete scegliere un unico premio. È un'occasione, secondo me, importante, imperdibile per chi installa e per chi si avvicina all'installazione Urmet, in quanto, vi ripeto, molti dei prodotti a catalogo rientrano in questa iniziativa Urmet. Ecco, ci teniamo un attimino a precisarla questa situazione, perché è un'iniziativa che sta piacendo a molti installatori, ne rimangono contenti perché comunque avere un gadget fa sempre piacere, fa sempre comodo. Lancerei il primo sondaggio. Durante questi webinar praticamente avremo dei sondaggi. Il primo è questo qui, molto semplice. Utilizzi i prodotti Urmet per i tuoi impianti antintrusioni? Potete selezionare ovviamente una sola risposta. Le risposte in questo caso sono 4: sì solo radio, sì solo cablati, sì entrambi, no non installo Urmet. Vi diamo un po' di tempo per rispondere a questo sondaggio. Fate pure la vostra, scelta. Più o meno, Marzio, quanti 5-6 secondi alla risposta? Che dici? Ma sì, Eugenio, dai, tanto il tempo di fare un click, insomma, è abbastanza rapida la procedura, quindi penso che puoi anche chiudere il sondaggio e andare un po' a commentare quelli che sono i risultati delle Sì. percentuali ottenute. Ok, stoppa il sondaggio, vediamo un pochettino. Ah, ok, vedo che ci sta una buona percentuale di installatori presenti che installano sia il prodotto radio e sia il prodotto filare, con una buona percentuale. E niente, Marzio, dobbiamo convincere, diciamo, tra virgolette, questo 22% a scegliere i nostri prodotti. Che come illustrerà Marzio a breve, sono prodotti funzionali e anche abbastanza semplici da installare. Ti ricedo la parola, Marzio, vai, procedi pure. Grazie Eugenio. Allora, cominciamo vedendo quello che è il sistema totalmente radio di casa Urmet, quindi quella che per molti di voi che probabilmente già installano il prodotto è la centrale Zeno, quella che viene individuata con codice 1061, con famiglia 1051.
La centrale, il sistema Zeno, arriva alla sua terza evoluzione, quindi parte con una centrale con un comunicatore 3G all'interno per poi evolversi con il comunicatore 4G, quindi l'aggiornamento della connessione dati, per poi arrivare a questo terzo step in cui ad affiancare quello che è il comunicatore 4G abbiamo anche la possibilità di connettere il sistema in modalità IP, in modalità cablata, oppure con tecnologia Wi-Fi, quindi senza fili. Il sistema, come vedete e come sapete, è un po' ideale per tutti gli ambienti, quindi è ottimo per ambienti residenziali, ma anche eventualmente commerciali. A bordo abbiamo a disposizione quella che è la comunicazione dei protocolli digitali solitamente utilizzata per gli studi di vigilanza nelle sale operative, quindi molto utile anche in ambienti commerciali terziari dove solitamente viene richiesta questa tipica connessione con gli studi di vigilanza. È un sistema radio bidirezionale, molto flessibile perché vedremo che abbiamo a disposizione tutta una serie di accessori che compongono il nostro impianto, è molto molto semplice e facile da installare. Abbiamo la possibilità di ricevere dal nostro sistema semplici allarmi vocali, quindi delle semplici telefonate affiancate a degli SMS, eventualmente delle immagini che ci vengono fornite da rilevatori con fotocamera o da telecamera associate al sistema, mail, notifiche push e, come vi dicevo, protocolli numerici. Quindi, come vedete, l'invio è completo per ogni esigenza, per ogni aspettativa. A disposizione poi, per garantire la sicurezza del sistema Zeno, abbiamo la supervisione di tutti i dispositivi, la rivelazione dell'antigermite, quindi la rivelazione di eventuali interferenze radio che si propagano nelle vicinanze del sistema e quindi che potrebbero attenuare la portata radio dei vari dispositivi, quindi il dialogo della comunicazione tra dispositivi e centrale. E in più gli installatori hanno a disposizione quella che è la misura del segnale ricevuto dalla centrale nei rispetti dei sensori, quindi riusciamo a capire bene se il posizionamento di un dispositivo è corretto oppure è meglio magari cercare una posizione diversa per garantire un livello di segnale corretto e non avere mai problemi sotto questo punto di vista. La centrale è anche conforme, secondo le norme N50131, con grado 2, quindi abbiamo questa certificazione di grado 2. Vediamo quali vantaggi ci offre. Ci offre un vantaggio molto importante che i comunicatori sono già compresi all'interno del sistema, quindi non sono accessori che dobbiamo acquistare. Quindi già con la centrale troviamo un comunicatore GSM 4G che ci permette di inviare SMS, chiamate vocali e ci permette anche di connettere direttamente la centrale tramite internet al cloud e quindi la gestione con l'applicazione. La stessa connessione comunque può avvenire contemporaneamente anche in modalità IP oppure in modalità Wi-Fi, quindi in modalità cablata col classico cavo RJ45 oppure senza fili tramite tecnologia Wi-Fi. La centrale è gestibile in due modi diversi. È gestibile sia con un'applicazione per dispositivi mobili, quindi applicazione MyZeno, sia per base Android che per base iOS, quindi Apple. Ma eventualmente è gestibile anche con un pannello web, quindi tramite un indirizzo, quindi un qualsiasi browser web, andiamo a richiamare l'indirizzo e possiamo gestire tranquillamente la nostra centrale a distanza con un computer senza alcun problema. Abbiamo un portale web, quindi un web server all'interno della centrale per eseguire programmazioni tramite PC. Abbiamo la possibilità di configurare fino a 80 dispositivi, quindi un impianto che riesce a raggiungere anche estensioni abbastanza elevate. La videosorveglianza è possibile integrarla nel sistema antintrusione Zeno grazie a dei rilevatori che hanno a disposizione una fotocamera al loro interno oppure grazie alle telecamere dedicate che troveremo nelle prossime slide. Un'ottima portata radio in campo aperto, parliamo di 2 km, che si riduce giustamente all'interno dei locali a seguito di presenza di solai o tramezzi, ma comunque sì, abbiamo visto per esperienza che riusciamo tranquillamente a portare dispositivi, a collegare dispositivi rispetto alla centrale anche su piani diversi senza alcun problema. Un altro oggetto integrato all'interno della centrale, quindi compreso con la centrale, è la sirena. A bordo della centrale trovate già una sirena da interno che permette di emettere un suono nel momento in cui dovesse verificarsi un allarme o un sistema di manomissione. Il menu è configurabile in 4 lingue diverse, quindi italiano, inglese, francese e tedesco, eventualmente c'è anche questa possibilità. Abbiamo la possibilità di fare delle chiamate in viva voce per magari soccorrere la persona che invia delle richieste di aiuto tramite la centrale. Oltre a quelli che sono gli allarmi di manomissione e antintrusione, possiamo anche generare degli allarmi coercizione e panico che possono essere sia silenziosi che sonori, magari anche il classico telecomandino sul comodino, per richiamare un po' l'attenzione se per caso durante la notte andiamo a sentire dei rumori strani fuori dalla nostra abitazione.
nella successiva versione firmware che uscirà a breve sarà anche compatibile con quelli che sono gli assistenti vocali Google Home ed Alexa, quindi sarà comandabile anche tramite gli assistenti vocali. Qualche caratteristica tecnica del sistema così velocemente, quindi trasmissione radio bidirezionale con frequenza 868 MHz. A bordo della centrale, ulteriore oggetto da non dover acquistare, quindi già compreso all'interno del kit centrale, è la batteria di backup. Quindi trovate già una batteria da 6 volts 110 mAh che garantisce un'ottima tenuta in caso di mancanza di rete. Il sistema degli 80 rivelatori che gestisce può garantirne 6 di essi con fotocamera, quindi per inviare delle fotografie a seguito di allarme, dei piccoli screenshot che ci fanno un po' individuare che cosa sta accadendo all'interno dell'ambiente dove è scattato l'allarme. Abbiamo la parzializzazione su tre zone diverse più il totale. Possiamo configurare fino a un massimo di 20 utenti configurabili tramite codici oppure telecomandi, una memoria 20 per controllare un po' che cosa avviene sul nostro sistema. E la gestione dell'impianto, oltre ad essere effettuata con la tastiera di bordo, può avvenire tramite telecomandi o tastiere radio. Eventualmente, come abbiamo visto, l'applicazione smartphone, portale web per PC. Qualche dettaglio sulla connessione che potrebbe tornare molto molto utile nel momento in cui la nostra centrale andiamo a connetterla con la rete internet, sia in modalità cablata o in modalità wifi, quindi con l'ADSL presente all'interno del sito protetto, oppure in modalità 4G con il comunicatore di bordo, abbiamo la possibilità di gestire l'impianto con applicazione col portale web. Ma in più abbiamo un altro plus, quello che se per caso viene a cadere quella che è la connessione cablata, quindi la connessione con Kaolan o la connessione Wi-Fi, automaticamente la connettività 4G entra in gioco come backup, quindi non abbiamo mai perdita di comunicazione con il nostro cloud e abbiamo sempre sotto controllo il nostro impianto. La centrale che viene connessa tramite rete LAN ha la possibilità di poi successivamente di essere configurata e programmata tramite il suo web server. Quindi con il nostro PC possiamo collegarci con la stessa rete, oppure possiamo collegarci in modalità diretta con la centrale, richiamare il suo indirizzo IP e di conseguenza andare a configurare e programmare tutto l'impianto direttamente tramite un PC che ci permette una visione molto più ampia su uno schermo più grande rispetto a quello che potrebbe essere il piccolo display della centrale. Che comunque sia, vi posso assicurare, garantisce una programmazione molto molto semplice e molto veloce. Un piccolo dettaglio, per programmare la centrale tramite PC bisogna raggiungerla tramite indirizzo IP. E siccome la centrale nasce in modalità dinamica, quindi con indirizzamento dinamico, non possiamo sapere se per caso andiamo a collegare direttamente alla centrale oppure tramite modem router quale sia il suo indirizzo. Per semplificare un po' la vita, sul sito URMET trovate gratuitamente scaricabile il Finder Tool che ci permette di rilevare la centrale all'interno della rete, verificare quale sia il suo indirizzo, eventualmente modificare i suoi parametri di rete e adattarli a quello che è il servizio di rete sulla quale la stiamo andando a collegare. A questo punto, come vi dicevo, semplicemente apriamo il nostro PC, abbiamo un browser internet, digitiamo il suo indirizzo e andiamo ad accedere al suo web server con il suo programma di configurazione e programmazione. Come vedete è un programma molto molto semplice, un menu a tendina sulla parte sinistra, di volta in volta le pagine si susseguono, ci permettono di configurare completamente l'impianto e la peculiarità è che se seguo l'ordine non sono mai costretto a tornare indietro per configurare precedentemente un qualcosa dove sono già passato. Eugenio, vedo che forse volevi intervenire con qualche dettaglio in più. Prego. No, Marzio, non per i dettagli, perché sei molto bravo ad illustrarla, quindi penso che i nostri installatori che ci stanno seguendo ti stanno veramente seguendo alla grande. Volevo un po' riportare la mia esperienza di consulenza e di vendita su questo prodotto. Tengo a precisare che Urmet, noi da diversi anni che abbiamo a catalogo diverse soluzioni radio, ma per piccoli impianti, ecco, non ci potevamo mai spingere oltre, che ne so, io, a fare un po' di antintrusione con rivelatori esterni. Eravamo, diciamo, tra virgolette, un pochettino limitati nei prodotti che hanno preceduto la Zeno. Con la Zeno mi sento dire innanzitutto che molti installatori che l'hanno provata preferiscono la centrale Zeno radio a quella filare. Magari dalle slide che abbiamo visto ci possiamo un attimino, come dire, impressionare, no? Tutti questi passaggi col PC, ma vi posso garantire che è di facile installazione e programmazione,
ed è anche molto facile da gestire da parte dell'utente finale. E con lo Zeno, con diversi installatori, abbiamo fatto anche impianti abbastanza grossi, diciamo con un bel esterno, quindi da tenere sotto controllo come antintrusione. Ci siamo spinti anche a distanze, diciamo proprio al limite di quello che poteva dare il sistema. E ancora oggi problemi, credimi, zero. Cioè proprio stanno andando impianti che stanno andando veramente alla grande. Era questa, diciamo, la mia precisazione, diciamo, tra virgolette, che volevo fare, per riportare proprio l'esperienza quotidiana che ho con gli installatori che hanno a che fare principalmente con questo prodotto. Tutto qui. A te la Perfetto, parola, Marzio. grazie, grazie molto dell'intervento, molto interessante. Andiamo avanti. Durante questo webinar abbiamo voluto un po', diciamo, focalizzare l'attenzione su alcuni prodotti un po' più particolari rispetto al classico sensore antintrusione che ormai, insomma, siamo tutti abituati a conoscere e a vedere nelle forme più disparate. Quindi vi volevo presentare quella che è la telecamerina che possiamo associare al sistema Zeno, quindi una piccola telecamerina all'interno. 2 megapixel, infrarosso con portata di 8 metri, quindi per ambienti interni più che sufficiente, collegabile sia con cavo OTP che con magari tecnologia Wi-Fi, dove a bordo abbiamo motion detector e eventualmente micro SD da poter alloggiare per registrare localmente le immagini, e poi abbiamo la possibilità di configurare quelli che sono i parametri di definizione dell'immagine. Di questi oggetti se ne possono inserire fino a 4 all'interno del sistema Zeno. L'importante è che entrambi siano connessi sulla stessa rete ADSL, quindi sia la telecamera che la centrale devono essere connessi alla stessa rete per poi ottenere il massimo di prestazioni dal sistema, dalla completezza del sistema. Queste telecamere poi ci permettono di conseguenza di ricevere immagini nel momento in cui le zone del nostro impianto antintrusione vanno in allarme. Quindi la telecamera si affianca a quelli che sono i sensori con fotocamera che ci permettono di inviare solamente dei piccoli fotogrammi, quindi 2 o 3 fotogrammi per ogni allarme. Nel nostro caso la fotocamera invece ci permette di ricevere dei filmati, quindi ampliamo un po' l'offerta e la flessibilità del sistema Zeno sotto questo punto di vista. Come vi ho detto, la telecamera può registrare localmente grazie a una micro SD, ma eventualmente, essendo una telecamera IP a tutti gli effetti, ha anche il protocollo RTCP all'interno e di conseguenza, volendo registrare su un NVR, nessun problema. Nel momento in cui inseriamo all'interno della rete anche il nostro NVR, andiamo a captare il flusso RTCP in base alla stringa dedicata alla telecamera e, oltre a ricevere i filmati nell'applicazione MyZeno, nel portale web di gestione dell'impianto, possiamo anche registrare costantemente quello che è il flusso video della singola telecamera. La telecamera, oltre ad essere associata all'impianto antintrusione, quindi alle varie zone, quindi fornisce un filmato nel momento in cui c'è allarme, ha anche un suo motion detector all'interno, quindi è un motion detector a 2 zone distinte e separate che possiamo configurare liberamente e dal quale possiamo ricevere gli allarmi. Quindi, oltre ad andare in allarme a seguito di intrusione da parte dei sensori, è lei stessa un piccolo rivelatore che percepisce il movimento all'interno dell'immagine e quindi ci invia le informazioni sull'applicazione oppure sul portale web. Molto spesso si parla di privacy, giustamente, essendo una telecamera all'interno potrebbe riprendere scene quotidiane di vita delle varie famiglie o degli ambienti dove andiamo ad installare il sistema. Quindi per privacy molte persone giustamente si sentono un po' violate. Di conseguenza ha un plus questo oggettino. Ha sia un tasto a bordo che ci permette di abilitare e disabilitare la privacy a nostro piacimento, quindi nel momento in cui non vogliamo far vedere nulla, basta schiacciare il tasto, la telecamera automaticamente va in mascheramento e non trasmette più nessun dato video, nessun flusso video. Oppure possiamo addirittura legarla a quelle che sono le zone da inserire e disinserire a seguito della protezione del nostro ambiente. Di conseguenza, una volta che è associata alle zone, nel momento in cui la zona sarà inserita, la telecamera invierà flusso video al sistema. Nel momento in cui invece andiamo a disinserire la zona, automaticamente la telecamera verrà mascherata. Quindi anche qui garantiamo la privacy a quelli che sono gli individui che si muovono all'interno dell'area protetta. Quindi un plus in più rispetto a quello che potrebbe essere una classica telecamera IP che andremo a mettere a protezione o a controllo dell'ambiente protetto.
Vediamo quali sono gli oggetti che possono essere associati alla centrale, quindi quali sono i rivelatori che abbiamo a disposizione per proteggere i nostri ambienti. Come vedete dalla slide, i rivelatori sono di più disparati, iniziando da quelli che possono essere dei semplici contatti magnetici, che poi vengono forniti sia in colorazione bianca che marrone, dei contatti magnetici che hanno a bordo un inerziale, quindi oltre a rilevare eventualmente l'apertura del varco, permettono anche di controllare eventuali vibrazioni o colpi che si propagano sul telaio o sul varco stesso o sull'infisso stesso. Abbiamo a disposizione poi un terzo contatto magnetico che, oltre ad avere un contatto magnetico di bordo, dispone anche all'interno di due morsetti che poi saranno di approfondimento nella slide successiva, quindi le vedremo nel particolare sulla prossima slide. Dopodiché ci sono quei rivelatori volumetrici e ad effetto tenda da interno, infrarossi oppure doppia tecnologia, anche con tecnologia per immuniti, quindi per discriminare quelli che potrebbero essere gli animali domestici presenti all'interno degli ambienti. Per un infrarosso da interno volumetrico con fotocamera, appositamente per ricevere immagini al momento in cui dovesse andare in allarme, per poi passare a quelli che sono i dispositivi da esterno, quindi doppio infrarosso con e senza telecamera, con tecnologia aperti immuniti, e poi un tripla tecnologia da esterno per essere ancora più immune ai falsi allarmi, in questo caso sempre con tecnologia aperti immuniti, quindi sempre per discriminare eventuali animali che potrebbero aggirarsi nell'ambiente protetto. Per gli organi di comando troviamo a disposizione un telecomando quattro tasti, sempre con forma bidirezionale oppure una tastiera radio, e entrambi ci forniscono il feedback del comando impartito. Quindi nel momento in cui andiamo a inserire o disinserire l'impianto, in base alla colorazione del LED di bordo, siamo al corrente se per caso il comando che abbiamo inviato alla centrale è andato a buon fine oppure no. Un piccolo LED di segnalazione esterna per capire se l'impianto è inserito o disinserito oppure se fosse andato in allarme. E poi una classica sirena autoalimentata all'esterno. Peculiarità di tutti questi oggetti è l'utilizzo di batterie comunemente reperibili in commercio, quindi non siete obbligati nella sostituzione della batteria per forza a rivolgervi ad Urmet, ma basta andare in un qualsiasi grossista elettrico o magari bricolage, e di conseguenza sicuramente trovate quelle che sono le batterie alloggiate all'interno dei dispositivi. Un piccolo focus su quello che è il contatto magnetico evoluto, il 1051-203 di cui vi annunciavo nella slide precedente. Vi dicevo che oltre ad avere il contatto di bordo, dispone di alcuni morsetti all'interno che ci permettono di collegare eventualmente un secondo contatto magnetico, quindi con lo stesso dispositivo andare a controllare i due varchi, oppure contatto magnetico di bordo e rivelatore per tapparella, quindi il classico yo-yo per controllare la movimentazione del tapparella, quindi anche qui. Unico dispositivo, controllo dell'apertura della finestra e controllo del movimento della tapparella. Oppure eventualmente c'ha un'altra funzione, un altro plus, che è quello di utilizzarlo come ingresso chiave. Quindi se per caso i vostri clienti sono affezionati a un organo di comando particolare, a una chiave di sicurezza particolare che vogliono utilizzare per inserire e disinserire l'allarme, nessun problema. Andranno a collegare il contatto di questo oggetto sul trasmettitore 203 e automaticamente questo fungerà da zona chiave, quindi nel momento in cui riceverà gli impulsi, inserirà le zone a cui è associato, nel momento in cui lo riceverà un secondo impulso, automaticamente andrà a disinserire, quindi un plus in più su un semplice trasmettitore radio. Passiamo a vedere un attimino quelle che sono le gestioni remote, quindi come dicevo, portale web, portale da poter raggiungere tramite indirizzo IP con qualsiasi browser internet, oppure applicazione Maizeno disponibile sia per Android che per Apple e sia per magari smartphone o eventualmente tablet. Tramite questi due sistemi bisogna effettuare la registrazione della centrale, che si può realizzare in modalità molto molto semplice, tranquillamente andando a registrarsi personalmente con le proprie credenziali, quindi basta un semplice indirizzo mail. E poi dobbiamo semplicemente inserire quello che è il MAC address della centrale che vogliamo gestire in modalità remota. L'unica attenzione che bisogna fare è che se per caso andiamo ad associare la centrale al nostro account installatore per poi passarla all'utente finale, dobbiamo per forza rivolgerci al customer service di Urmet per far cancellare la centrale dal nostro account e poi permettergli di essere associata all'account del cliente. Oppure se volete preparare l'impianto direttamente a banco e poi andarlo a montare, conviene che vi fate dare i dati del cliente, così registrate la centrale direttamente sul suo portale senza dover poi fare la cancellazione e di nuovo la registrazione con i nuovi dati.
Che cosa possiamo fare dal portale o dall'applicazione? Quindi possiamo tranquillamente andare a inserire e disinserire in modalità parziale oppure in modalità totale di impianto. Possiamo vedere lo stato di tutti i dispositivi, quindi la bontà del segnale. Possiamo vedere se il dispositivo sta funzionando regolarmente, se per caso ha la segnalazione delle batterie scariche. Possiamo analizzare quello che è lo storico eventi. Possiamo andarlo a filtrare, possiamo andare a decidere di vedere solamente determinati giorni oppure solamente gli eventi di allarme, quindi avete anche dei filtri che vi permettono di analizzare in maniera più precisa quello che è lo storico. Possiamo vedere quelle che sono le immagini o i video relativi a un evento di allarme oppure a nostra richiesta. Possiamo eventualmente variare le password utente, quindi abbiamo la possibilità sotto questo aspetto di modificare quello che è un codice utente di volta in volta a secondo delle esigenze, quindi ipotizzate che il vostro impianto deve essere gestito anche da un affittuario o da un ospite che per un po' di tempo è all'interno del sito protetto dal sistema Zeno, di volta in volta potete fornirgli un codice e poi cancellarlo nel momento in cui questo non è più disponibile. Quindi questo potete farlo in completa autonomia tramite quella che è l'applicazione oppure il portale web. Potete configurare su quale mail e quali notifiche push ricevere sui vostri dispositivi. Potete andare a variare i parametri dei sensori, che potrebbe essere la nomenclatura che è stata associata, oppure possono essere esclusi e ripristinati nel momento in cui dovessero creare dei problemi e quindi vogliamo lasciare l'impianto efficiente andando ad escludere solo quella parte che per qualche motivo ci sta creando dei piccoli problemini, dei piccoli falsi allarmi. Grazie al portale web possiamo andare a gestire anche la telecamera che abbiamo descritto nelle slide precedenti. Ora lascio la parola un attimo a Eugenio per un breve sondaggio e per la descrizione della prossima slide. A te, Eugenio. Sì, grazie Marzio. Allora, facciamo un altro piccolo sondaggino, non ne sono tanti, non vi spaventate. Vi ricordo che la risposta ne potete dare soltanto una. Allora, con l'app MyZeno posso configurare nuovi codici utenti? Sì, no, oppure solo dal portale web? Vi diamo un pochettino di secondi per poter effettuare la vostra scelta, la vostra risposta. Vediamo un po' che succede. Marzio è stato molto esaustivo, quindi credo che la domanda, la risposta sia quella là corretta da parte vostra. Va bene così. Vediamo un pochettino le risposte. 79%, sì. No, 7% solo dal portale web. Marzio, che mi dici? Com'è andata? Dai, com'è andata? Visto che sei tu diciamo, l'esperto della Zeno, dimmi Ah, tu com'è direi andata. meglio del previsto, insomma, il messaggio Esatto, è quasi totalmente passato, il quindi sì, messaggio era la esatto risposta corretta, dal portale web la differenza è rispetto totalmente all'applicazione e passato. alla gestione delle telecamere, il no è la risposta più errata perché comunque sia dal portale che dall'applicazione possiamo andare a variare quelli che sono i codici utenti. E non E ti solo lascio quello, la parola, visto? Eugenio, Sì. per la presentazione della prossima slide. Allora, Urmet propone un kit base impianto per quanto riguarda l'antifurto Zeno, che è il codice 1051/921. Il contenuto di questo kit contiene la centrale con comunicatore 4G integrato, un telecomando, un sensore Anima, credo. passivo, mi vedi? Sì. Oh, non credevo che non mi vedevi. Allora, riepilogo un attimino il contenuto del kit. Dicevamo una centrale 1051 con comunicatore 4G integrato, un contatto magnetico, un telecomando e un rivelatore passivo da interno. Ovviamente a questo possiamo partire come base impianto, ma come ha detto in precedenza Marzio, possiamo aggiungerci altri dispositivi, quali sirene, altri telecomandi, sensori, tenda sia da interno che da esterno, diciamo una gamma completissima che va a completare questo kit base impianto. Cosa importante, questo articolo qua, questo kit qua, rientra nel discorso installa e premiati. Quindi scansionando il fogliettino che vi esce dall'interno del kit, potete accumulare anche punti per l'iniziativa Urmet Premiati.
siamo in prossimità del Natale, quindi farci un regalo oppure regalare a sua volta è sempre un piacere, è sempre comodo. Ti ridò la parola, Marzio, vai, procedi pure. Grazie Eugenio. Andiamo avanti e lasciamo un po' il sistema Zeno alle nostre spalle e affrontiamo il sistema 1068, quindi il nostro sistema antintrusione, tra virgolette, ibrido, perché partiamo da una centrale di base cablata, alla quale comunque possiamo, vedremo che poi possiamo associare quelli che sono tutta una serie di dispositivi radio. Quindi abbiamo una centrale sistema 1068 che si suddivide in due modelli, un 005A e un 010A. Sono tutte e due centrali a bassa multifunzione. La differenza fondamentale sta negli ingressi che riescono a gestire, quindi la 005A ha 5 ingressi liberamente programmabili a bordo, espandibili fino a 21 ed eventualmente possono anche trasformarsi in 21 ingressi radio. Oppure abbiamo il modello 010A che ci permette di gestire 10 ingressi direttamente a bordo centrale, espandibile fino a 66. Di questi 66, 56 dispositivi possono trasformarsi in ingressi radio, quindi come vedete sono centrali totalmente ibride, totalmente flessibili che andiamo a configurare a secondo delle esigenze o a secondo delle richieste. Le centrali sono parzializzabili, 4 zone per la 005 o 8 zone per la 010 e poi anche loro sono certificate secondo il grado N100, secondo la norma EN50131 come grado 1 per la centrale piccolina e grado 2 per la centrale più grande, quindi per la centrale 010. Come vedete è una centrale che è alloggiata in un contenitore plastico di colore bianco con una forma arrotondata, quindi molto molto discreto e diciamo esteticamente poco impattante. Peculiarità del sistema 1068 rispetto al passato, quindi abbiamo la possibilità di configurare il sistema oltre che tramite la tastiera di bordo, che troviamo comunque sempre su tutti gli impianti. Non abbiamo più la possibilità di utilizzare un PC, ma ci siamo spostati e ci siamo orientati sulla programmazione tramite tablet, che solitamente è un oggetto più leggero, più comodo, più facile da portare con sé. E poi vedremo che la connessione senza fili ci aiuta un po', ci favorisce un po' in quelli che potrebbero essere i controlli post installazione per verificare che tutto è corretto, dandoci la possibilità di muoverci liberamente all'interno del sito per effettuare tutte le verifiche necessarie dell'impianto. La gestione da parte del cliente finale è demandata all'applicazione Urmet Secure, che anche qui vedremo nello specifico nelle successive slide. Peculiarità particolare del sistema rispetto al passato per Urmet è la possibilità di aggiornare tutto il sistema e le relative periferiche collegate con un unico file. Quindi in questo caso la vita è molto molto semplice perché scarico l'unico file presente sul sito Urmet a seconda del modello di centrale, lo invio all'interno della centrale e poi sarà lei che si preoccuperà di verificare, controllare e comparare il firmware inserito rispetto al firmware dei vari dispositivi o delle varie periferiche che ci sono sull'impianto. Nel momento in cui il firmware combacia, la centrale passerà alla periferica successiva. Se per caso invece è necessario l'aggiornamento, la centrale si preoccuperà di aggiornare tutti i dispositivi che non hanno il firmware della stessa versione di quello che abbiamo inserito. Questo viene fatto tranquillamente e velocemente con un progressive che compare sulla tastiera e in più ci permette anche di non doverci preoccupare di fare backup perché una volta che il sistema viene aggiornato ci viene rifornito così programmato come era in precedenza. Per la gestione dei dispositivi radio, quindi per far sì che le nostre centrali diventano ibride, abbiamo a disposizione due schede, una plug and play da installare all'interno della centrale, quindi in un unico pacchetto abbiamo una scheda ibrida, una centrale ibrida, scusate, oppure una scheda che possiamo collegare sul bus filare, quindi ci permette di magari avvicinarci di più all'ambiente coperto da dispositivi radio e quindi ampliare un po' quello che è il segnale radio nel momento in cui magari la scheda installata all'interno della centrale potrebbe essere un po' carente per quanto riguarda la ricezione del segnale. Qualche dettaglio tecnico, qui qualche modalità di configurazione del cablaggio dei nostri dispositivi nei confronti della centrale, quindi una possibilità di collegare i dispositivi in modalità normalmente aperto, normalmente chiuso, avere la possibilità di avere un collegamento bilanciato oppure doppio bilanciato per avere le informazioni sia di manomissione che di antintrusione, quindi di furto, sull'unica coppia di fili che porto sul dispositivo oltre all'alimentazione. La centrale 010 ha un plus in più, ossia la possibilità di configurare il doppio ingresso, quindi i 10 ingressi di centrale,
possono diventare direttamente 20 andando a giocare con il singolo bilanciamento con due resistenze diverse sul singolo ingresso. Quindi ogni ingresso si raddoppia grazie a due resistenze diverse che vado ad utilizzare per cablare i miei dispositivi. Inoltre, tutti gli ingressi della centrale, che siano essi sulla centrale, sulle espansioni, sugli inseritori o sulle tastiere, hanno la possibilità di configurare i dispositivi direttamente come inerziali o tapparella, quindi di gestire quei dispositivi che ci forniscono degli ingressi veloci. Quindi una volta eravamo costretti ad utilizzare la classica schedina da conta e impulsi, non c'è più bisogno. Il sistema di 68 è in grado di gestirli direttamente in morsettiera senza alcun problema, che poi l'unica cosa dovremmo andare a definire quella che è la giusta sensibilità in base a quando vogliamo ricevere l'eventuale allarme dal dispositivo collegato. Gli ingressi possono assumere anche delle funzioni ausiliarie, quindi oltre ad essere classici dispositivi antintrusione, ci permettono di avere la funzione gong, che è quella funzione che ci permette di far attivare il buzzer della tastiera solitamente nel momento in cui l'ingresso viene sbilanciato ad impianto disinserito, quindi il classico contatto magnetico sulla porta del negozio che mi avvisa che qualcuno sta entrando nel momento in cui magari sono distratto a sistemare degli scaffali oppure a fare altro. Oppure possono, i nostri dispositivi volumetrici possono assumere la funzione di luce di cortesia o di apriporta, in modo tale che all'impianto disinserito, al nostro passaggio, ci permettono di accendere una luce oppure di attivare magari l'elettroserratura di un varco e quindi farci trovare la porta sbloccata nel momento in cui ci andiamo a visitare. Quindi ci permettono di evitare di installare magari quello che potrebbe essere un rivelatore di presenza, perché la stessa funzione la facciamo svolgere a quello che è un rivelatore volumetrico antintrusivo. Le uscite di centrale possono essere specializzate per qualsiasi evento che viene generato all'interno della centrale, e più possono essere anche parzializzate per zone. Quindi non è detto che le uscite devono essere per forza di sistema, quindi qualsiasi cosa avviene sul sistema loro comodano, ma possiamo anche andarle a settorizzare in base a quello che succede nelle singole zone di parzializzazione del nostro impianto. Qualche dettaglio su quelli che sono gli eventi gestiti e generati dalla centrale, quindi lo classico evento di furto e manomissione che conosciamo bene sugli impianti antintrusione, ai quali si affiancano quelli che potrebbero essere degli eventi tecnologici associati a quelli che potrebbero essere sensori di allagamento, come nell'esempio della slide, oppure dispositivi che andiamo a rilevare come guasti di altri sistemi o servizi che abbiamo all'interno della nostra abitazione. Così come l'evento di guasto appositamente associato magari a guasti di quello che potrebbero essere centrali termiche o altri dispositivi presenti nel sito protetto. Panico e rapina è un po' associato a quello che è il tasto nascosto sotto il bancone del locale commerciale, oppure il panico, il classico telecomandino che abbiamo sul comodino per attirare l'attenzione nel momento in cui andiamo a sentire del rumore anomalo. L'incendio lo andiamo a associare a quello che potrebbe essere il rivelatore di fumo che la signora Maria vuole nella centrale termica oppure in cucina per essere protetta e essere sicura. Soccorso, possiamo fornire magari le persone anziane che vivono da sole di un telecomando con un tasto dedicato per chiamare quelli che potrebbero essere i parenti più prossimi oppure direttamente i sanitari. E poi l'evento chiave che abbiamo un po' visto anche all'interno del sistema Zeno grazie al trasmettitore 203, che è quello che ci permette di inserire e disinserire l'impianto, magari con un organo di comando accessorio oppure con un organo di comando esterno alla centrale, quindi esterno al bus dati, ma un qualcosa che ci interessa utilizzare per inserire e disinserire il nostro impianto. Vediamo un attimo come si compone l'architettura del sistema DC68. Quindi, come vedete dalla slide, abbiamo delle schede che vengono inserite all'interno della centrale, che solitamente sono la comunicazione con il mondo esterno, quindi comunicatori GSM e GPRS oppure interfacce IP per la connessione ad internet, oppure, come vi dicevo prima, la scheda radio per far sì che il nostro impianto possa diventare ibrido e accettare anche dispositivi radio. Dopodiché troviamo il bus esterno, quindi il classico bus filare, quattro fili, due alimentazioni, due dati, che ci permette di raccogliere quelli che sono gli organi di comando, espansioni filari o dispositivi o modulo radio, che anche questo, come prima illustrato, ci permette di avvicinarci magari alla zona dove siamo andati ad installare i dispositivi radio e quindi aumentare quella che è la ricezione del segnale. Il bus, così come lo vedete, quindi un singolo bus che esce dalla centrale va a raccogliere i vari dispositivi, i vari organi di comando, può essere cablato sia in modalità entra-esci che in modalità parallelo, in modalità stellare con nodi elettrici senza alcun problema, e deve avere un'estensione massima di 400 metri, quindi non possiamo andare oltre per quanto riguarda i 400 metri nella centrale piccolina, nella centrale 005.
Un piccolo dettaglio: per entrambe le centrali trovate la morsettiera estraibile, quindi le morsettiere all'interno della centrale sono tranquillamente estraibili, sfilabili, in modo tale che se per caso doveste cambiare la piastra madre della centrale perché dovesse bruciarsi, non siete costretti a scablare tutto l'impianto, ma vi basta tranquillamente sfilare la morsettiera, cambiare la piastra, reinserire la morsettiera. Ed il gioco è fatto, quindi viene facilitato un po' il vostro lavoro e in più non potete sbagliarvi perché la serigrafia è riportata sia sul morsetto che sulla piastra madre, quindi far combaciare il morsetto nel giusto alloggiamento è molto molto semplice. Vi ho parlato di una distanza massima di 400 metri che comunque sia possiamo andare a superare nel momento in cui utilizziamo la centrale 1068010A, quindi la centrale che ci permette di gestire 66 ingressi, perché possiamo a fare entrare in gioco un ulteriore accessorio, un ulteriore dispositivo che è il 17092, un alimentatore ausiliario, quindi un alimentatore estensivo del sistema, che ci permette di prolungare il bus di ulteriori 400 metri. Quindi arriviamo su di lui con il nostro bus al termine dei 400 metri, ripartiamo e possiamo estenderci per ulteriori 400 metri. Siccome di questi oggetti all'interno del sistema 17102A è possibile inserirne fino a 7, abbiamo la possibilità di estendere il bus dati fino a 3200 metri, quindi eventualmente anche quella che potrebbe essere la copertura del cavallone industriale, insomma, pianto molto molto vasto, riusciamo a coprirlo tranquillamente. L'importante è inserire i giusti oggetti all'interno del sistema, all'interno del nostro impianto. Qualche funzione interessante del sistema di 68, quindi programmatore orario programmabile all'interno della nostra centrale, con tre classificazioni del giorno, il classico feriale, prefestivo e festivo, e con la possibilità poi di attivare zone e uscite del nostro impianto in base agli orari desiderati, avere la possibilità di un preavviso prima che si attivi il comando, come per esempio potrebbe accadere all'interno degli uffici, quindi qualche dipendente che deve posticipare l'inserimento perché magari deve soffermarsi al lavoro, ha la possibilità di essere avvisato prima che il comando venga impartito e di conseguenza la possibilità di posticipare quello che potrebbe essere l'attivazione del comando di inserimento. Ma in più ci permette di avere una funzione molto molto interessante che ha ricevuto degli ottimi successi, ossia la possibilità col programmatore orario di attivare codici e chiavi. Quindi abbiamo la possibilità di vincolare il funzionamento di un codice oppure di una chiave, quindi di un organo di comando, solo in determinati giorni, solo in determinate ore di quella giornata. Pensate un po' a quello che potrebbe essere l'organo di comando o il codice che andiamo a fornire a un dipendente o a un collaboratore domestico. Possiamo far sì che quell'oggettino funzioni solo in determinati giorni della settimana e in determinati orari, in modo tale che se per caso qualche malintenzionato ne venga in possesso, fuori dagli orari in cui sappiamo che nessuno deve arrivare, non ha nessuna funzione e quindi non ha la possibilità eventualmente di accedere al sicuro tempo. La centrale, come abbiamo visto, è gestibile tramite cloud con l'applicazione per smartphone o tablet, ma eventualmente nel momento in cui non si ha copertura dati e quindi per qualche ragione non riusciamo a raggiungere il nostro dispositivo tramite l'applicazione, abbiamo a disposizione all'interno dei combinatori quella che è la guida vocale e comandi delle uscite via SMS. Quindi nel momento in cui la centrale è dotata di combinatore al suo interno, possiamo tranquillamente andarla a chiamare, possiamo autenticarci con il nostro codice, dopodiché avremo una guida vocale che ci fornisce dei comandi da poter impartire in base a dei semplici tasti da premere sulla tastiera del nostro dispositivo, del nostro smartphone. In quel caso abbiamo la possibilità di inserire e disinserire delle zone, possiamo escludere eventuali ingressi che stanno creando dei problemi, che stanno dando dei falsi allarmi, possiamo effettuare delle richieste di stato, quindi possiamo chiedere al nostro impianto se sta funzionando tutto regolarmente oppure se ci sono delle anomalie presenti. Eventualmente possiamo anche andare ad attivare delle uscite, le quali possono essere attivate anche con un semplice SMS, quindi inviamo un SMS al sistema e automaticamente magari andiamo ad attivare le uscite che potrebbero essere l'accensione di alcune luci oppure l'irrigazione del giardino, quindi poi è la fantasia che la fa da padrone. Focus del combinatore telefonico che non ha più bisogno di la registrazione di messaggi con la voce di voi installatori tramite un microfonino, ma la tecnologia è andata avanti e quindi all'interno del combinatore è stata inserita la tecnologia text-to-speech che ci permette di trasformare quelli che sono i testi che andiamo a digitare in fase di programmazione per associare la nomenclatura a sensori, ad uscite, ad ingressi, a codici. E trasformarli automaticamente in file che vengono recepiti all'interno della centrale,
e di conseguenza vengono riprodotti nel momento in cui avviene un allarme o avviene un evento che può essere trasferito sui dispositivi mobili oppure su tramite una telefonata. E quindi a quel punto la centrale riprodurrà il file che ha tradotto, che ha trasformato rispetto a quella che era la descrizione che abbiamo inserito in fase di programmazione. Quindi un altro plus in più per voi installatori per facilitare la vostra vita. Cloud. Abbiamo detto che la centrale può essere gestita tramite applicazione per smartphone, quindi l'utente sfrutterà il cloud al quale la centrale si connette per essere raggiungibile in modalità remota, nel momento in cui siamo in qualsiasi posto del mondo, l'importante è avere connessione internet, ma questa volta il cloud viene a favore anche di voi installatori. In che modo? Ci permette di fare telegestione remota tramite il tablet, quindi tramite l'applicazione per tablet con la quale andiamo a programmare l'impianto la prima volta. Possiamo successivamente collegarci con la centrale tramite il cloud e quindi magari comodamente da casa nostra, sul divano o magari dal nostro ufficio, se per caso riceviamo una richiesta di controllo oppure una richiesta di una piccola modifica di programmazione, possiamo farla tranquillamente e comodamente da casa nostra senza dover andare obbligatoriamente sul posto. Quindi saremo autorizzati dall'installatore, dal cliente finale, scusa, dall'utente, ad accedere sull'impianto e di conseguenza ad effettuare quelle che sono le modifiche o i controlli necessari per verificare che tutto stia funzionando regolarmente tramite il cloud. Eugenio, dimmi tutto. No, Marzio, volevo solo confermare quello che tu hai detto dall'esperienza portata sul campo dagli installatori. Noi veniamo da precedenti centrali antintrusioni dove le programmazioni erano un pochettino più macchinose. Con la 10687, con la nuova applicazione installatore, è tutto più semplificato, con il tablet è tutto più fluido. E hai marcato anche tu il discorso che non ci, se devo fare qualche modifica all'impianto, tranquillamente da casa mi metto lì e lo faccio dal mio ufficio, faccio tutte le modifiche che voglio con il consenso del cliente finale, ovviamente. E questo è tanto apprezzato, facilita tantissimo il lavoro di voi installatori che non dovete ritornare di volta in volta lì sull'impianto a fare anche modifiche banali. E anche il discorso di App Secure, che è un'app sicuramente ben digerita, ben di facile utilizzo da parte dell'installatore finale. Ecco, era solo una breve cosa a ciò che già avevi ampiamente illustrato, però ci tenevo un attimino a rimarcarla sta situazione. Perfetto, Ok, sì, a te la grazie. parola, Marco. Molto interessante, grazie. Procediamo e vediamo un po' qualche focus su un oggettino che è appena uscito, insomma, è da poco introdotto all'interno del catalogo, che amplia un po' l'offerta del sistema di 68, quindi una tastiera touch che affianca un po' la tastiera con i classici tasti che abbiamo a disposizione da quando nasce il sistema di 68. Quindi in questo caso è una tastiera touch da 7 pollici, come vedete. È alimentabile tramite una tecnologia PoE, quindi Power over Ethernet, quindi col classico cavo UTP, oltre a collegarsi con la centrale si alimenta la tastiera, oppure tramite alimentatore locale, sempre con un 48 volts. All'interno la tastiera integra quelle che sono le app di casa Urmet, quindi oltre a gestire l'impianto antintrusione ci permette anche di gestire, come vedremo, videosorveglianza, domotica o eventualmente ricezione di videocitofonate sullo stesso dispositivo. A bordo, essendo un dispositivo di base Android, troviamo anche la possibilità di un browser web per navigare e di una gallery per trasformarla in cornice digitale nel momento in cui non dovesse servirci la funzione antintrusione oppure la funzione delle altre app, player musicale per diffondere eventualmente musica e microfono e telecamera che ci permettono eventualmente di registrare dei brevi filmati in condizioni di allarme e di inviarli tramite mail. Oppure, oltre all'invio tramite le mail, possono essere registrati all'interno della micro SD che possiamo inserire a bordo del tablet della tastiera touch del sistema di 68. Il sistema poi, una volta che viene connesso al cloud, ha la possibilità quindi di gestire anche dispositivi di videosorveglianza, quindi contemporaneamente vedere anche le telecamere del nostro sistema, le telecamere del sistema di videosorveglianza che possiamo avere sia in locale che eventualmente su altri siti, quindi ci permette anche di controllare tutti i sistemi di sorveglianza che abbiamo sulle nostre proprietà. Eventualmente abbiamo a disposizione anche la possibilità di comandare e controllare la domotica smart home di casa Urmet, la Yogis, grazie a un trasmettitore integrato a 8 canali all'interno che poi permette anche combinazioni di
trasmissioni e oltretutto permette anche di schedulare eventualmente i comandi settimanalmente in base a quelli che sono gli orari desiderati. Per collegare la tastiera, siccome abbiamo detto che è un dispositivo che si alimenta con tecnologia PoE, quindi Power over Ethernet, quindi prende alimentazione 48 V dal cavo di rete, è stato creato anche un piccolo switch 4 porte con una delle 4 porte PoE che si può alloggiare direttamente all'interno della centrale. Viene alimentato dalla 12 V erogata dalla centrale e questo permette anche di avere un backup in caso di mancanza rete, in quanto la batteria della centrale, oltre a provvedere a garantire energia sufficiente per la centrale stessa e per tutto l'impianto, garantisce anche alimentazione per il piccolo switch e di conseguenza alimentazione per quella che è la tastiera che abbiamo collegato. Qualche piccola schermata di riepilogo di quello che è il funzionamento della tastiera touch, quindi per vedere che già a colpo d'occhio, in base ai colori che mi fornisce la tastiera, riesco a capire lo stato del nostro impianto. Quindi il verde ci fa capire che è tutto a posto, che è tutto protetto, oppure la colorazione rosso-giallo ci individua il giallo solitamente associato a quelle che potrebbero essere anomalie o guasti, il rosso invece associato a quelle che sono solitamente gli allarmi o ed eventuali sabotaggi e manomissioni. Quindi anche qui l'utente ha la facilità di riconoscere quelli che sono gli eventi che si stanno generando all'interno del proprio sistema. La centrale, come detto, è la tastiera può essere connessa al cloud, quindi nel momento in cui per caso la tastiera rimane stand-alone connessa solo sulla centrale, ci permetterà di gestire solamente la nostra centrale. Se per caso è connessa al cloud, di conseguenza ad internet, ci permette anche di gestire tutti quelli che sono i vari siti dove sono installati i prodotti URMET e di conseguenza anche tutti gli altri impianti antintrusione che sono di nostra gestione. Quindi da un unico organo di comando gestiamo sia gli impianti locali che eventualmente gli impianti remoti. Ha la possibilità di essere configurata sui suoi tasti funzione per effettuare quelli che potrebbero essere degli inserimenti rapidi, senza dover cercare codici chiavi per fare degli inserimenti magari notturni o perimetrali, e poi ha gli altri parametri che semplicemente sono configurabili entrando nel suo menu e molto molto semplicemente e facilmente sono individuabili e configurabili. Abbiamo detto che gestisce anche il sistema TVCC, gestisce eventualmente le notifiche derivate dal sistema TVCC o antintrusione, e quindi abbiamo la possibilità di controllare quelle che sono le videocamere o i nostri dispositivi di videoregistrazione in schermo intero, in riproduzione, quindi andare a riprodurre anche eventuali filmati registrati all'interno delle micro SD oppure all'interno delle dischi di NVR. Vediamo il dettaglio delle telecamere che abbiamo e tutte le notifiche che si generano all'interno dei nostri impianti. Ad affiancare la tastiera touch c'è la classica tastierina con cui nasce il sistema di 68, quindi una classica tastierina a tasti con display retroilluminato grafico e 18 tasti retroilluminati. Particolarità della tastiera, la possibilità di avere a bordo un ingresso liberamente programmabile, quindi quello che potrebbe essere il sensore di prossimità della tastiera, la copertura dell'aria proprio dove è situata la tastiera, possiamo andarla a collegare direttamente sulla tastiera, senza magari dover spendere tempo e denaro portando il cavo fino alla centrale e quindi avere anche un dispendio di cavo da dover utilizzare. Anche qui i 3 tasti della tastiera sono liberamente programmabili, associabili alle zone e di conseguenza ci permettono di effettuare degli inserimenti rapidi di quelle che sono magari le zone da dover inserire in fase notturna o in fase perimetrale, quindi senza dover la sera andare a cercare un organo di comando o una chiave, tranquillamente doppia pressione sul tasto e l'inserimento avviene in modalità facilitata. Il disinserimento è sempre a seguito di inserimento codice per ragioni di sicurezza. Gli ingressi liberamente programmabili, oltre che a trovarsi sulla tastiera, li troviamo anche sugli inseritori, sia di chiave elettronica di contatto che di chiave di prossimità, dove addirittura di ingressi ne troviamo 2 liberamente programmabili. Ora, solitamente l'osservazione che ci fanno è quella: sì, ma l'inseritore sta all'esterno e quindi è facilmente manomettibile. Ecco perché nascono i 2 ingressi, uno solitamente utilizzato per collegare quello che potrebbe essere un eventuale sensore antintrusione, il secondo ingresso lo vado ad utilizzare per magari tamperizzare, quindi controllare l'apertura della scatolina o del cestellino dove vado a posizionare l'inseritore nel momento in cui questo sia posizionato all'esterno e quindi alla mercé un po' di tutti. Vi ho parlato dell'alimentatore supplementare che ci permette di rilanciare il bus di ulteriori 400 metri. Questo è un dispositivo multifunzione perché oltre a rilanciare il bus e a fungere da isolatore di cortocircuito per il bus, quindi ci garantisce un funzionamento del bus a monte nel momento in cui dovesse accadere qualcosa al bus a valle,
ci permette di erogare anche 3,5 ampere di corrente ulteriore per il nostro impianto, ci permette di avere a bordo direttamente una scheda di espansione, 8 ingressi e 3 uscite, quindi oltre ad essere un alimentatore ci permette anche di collegare ulteriori ingressi. Oltretutto ha la possibilità e ha lo spazio per alloggiare altre due schede di espansione, quindi riusciamo a collegare all'interno dello stesso box fino a 24 ingressi, quindi potrebbe essere un concentratore del nostro impianto su cui portare tutti i cavi che collegano i nostri dispositivi. Contenitore metallico e la possibilità di alloggiare una batteria fino a 17 ampere ora per garantire un'ottima tenuta in caso di mancanza di rete. Vi ho parlato di centrali ibride, quindi di dispositivi anti-intrusione che possono gestire anche dispositivi radio. In questo caso, come vi dicevo, doppia scheda, plug and play oppure su base seriale. E come vedete dalla slide, i sensori da utilizzare sono praticamente quasi tutti quelli che abbiamo linkato per il sistema Zeno. Mancano solamente quelli con fotocamera che non sono compatibili con il sistema di C68. Per il resto sono gli stessi identici sensori che abbiamo linkato nella parte Zeno. Scheda IP che ci permette di controllare e gestire il nostro impianto in modalità remota con le applicazioni. La slide ci riporta semplicemente un'immagine che ci indica la semplicità per l'acquisizione del dispositivo. Quindi non bisogna essere esperti di rete, non bisogna conoscere i fondamentali di rete, ma basta avere uno smartphone, una fotocamera, acquisire quello che è il QR code a bordo della scheda. E automaticamente sia lato installatore che lato utente finale si va a fare l'acquisizione della scheda e di conseguenza in 448 la centrale è gestibile con un dispositivo mobile. Quindi anche qui, come vedete, la vita per l'installatore è molto molto semplice e molto facilitata. Lascio la parola a Eugenio per la prossima slide, dove anche qui vi elencherà quella che è la proposta commerciale di Casa Sì, Urbe, quindi grazie. il kit che troverete a disposizione. Grazie, Marzio. Allora, per la famiglia 1068 Urmet propone quattro soluzioni. La prima soluzione è un kit wireless multifunzione con il contenuto appunto della centrale wireless con il comunicatore 4G IP integrato, più 10 ingressi filari, un contatto magnetico, un rivelatore all'infrarosso passivo, un telecomando e una tastiera di servizio. Questo per quanto concerne il contenuto del kit ibrido wireless filare. Ricordandovi sempre che anche questo prodotto partecipa all'iniziativa Urmet Premiati. Per quanto riguarda poi ci sono gli altri tre kit filari, totalmente filari. Se passiamo alla slide successiva, eccoli qua. Appunto ne sono tre. Il primo, un kit Home Basic con una centrale, 5 ingressi espandibile a 21, una sirena esterna autoalimentata, tre rivelatori doppia tecnologia da interno, l'interfaccia IP, Ethernet Wi-Fi e la tastiera di comando. L'altro kit è un kit intermedio, sempre con una centrale 5 ingressi espandibile a 21, una tastiera di comando, una sirena esterna autoalimentata, tre rivelatori doppia tecnologia e in più c'è anche il comunicatore GSM. L'ultimo kit è un kit diciamo più grosso con la centrale multifunzione con 10 ingressi espandibile a 66, sempre l'interfaccia IP Wi-Fi, il combinatore GSM, la sirena autoalimentata con soltanto due rivelatori ad infrarosso più i due snodi sempre per l'installazione dei rivelatori ad infrarosso. Tutti e tre partecipano sempre all'iniziativa Urmet Premiati. Ci tengo a pubblicizzarla perché, ripeto, siamo sotto Natale e quindi avere un regalo, farsi un regalo, fa sempre comodo. A questo punto, dopo la presentazione di questi quattro kit 1068, procederei con l'ultimo sondaggio di questo webinar. Vediamo un pochettino. Allora, cosa serve per programmare la centrale 1068 con il tablet? Interfaccia USB, interfaccia IP sempre fornita nei kit, cavo seriale. Vi ricordo che la risposta che potete dare è sempre 1. Vediamo un po', vi diamo qualche secondo per riflettere un po'.
Va bene così, vediamo un attimino le risposte, se il messaggio è passato, vediamo un po' Marzio. E penso anche in questo caso il messaggio è passato. Sì, una piccola percentuale è rimasta un po' all'interfaccia USB, probabilmente è rimasta un po' al sistema DC67 che necessitava di interfaccia USB per essere configurata con il PC, ma insomma, era il grosso dei partecipanti, insomma, ha recepito correttamente il messaggio, insomma. Va bene, ti ridò la parola, Grazie, Marzio. Vai. Gianluca. Grazie, andiamo avanti con l'ultima Grazie parte della presentazione, dove andiamo un po' a sviscerare quelle che sono le applicazioni, installatori e utenti che abbiamo a disposizione per il nostro sistema di 68, quindi app utente, URM e Secure ormai, insomma, collaudata già da tempo, e app installatore 10.68.7 per tablet, in questo caso Android. L'app utente è un'app che ci permette di gestire, oltre a quelli che sono i sistemi antintrusione, contestualmente all'interno della stessa app, anche eventualmente sistemi antincendio e sistemi di videosorveglianza. Peculiarità particolare dell'applicazione è quella di poter associare le telecamere dei sistemi di videosorveglianza gestiti sia alle zone antintrusione che eventualmente alle zone antincendio, in modo tale da avere una notifica diretta e veloce di quello che sta accadendo all'interno del sito protetto dall'uno o dall'altro sistema nel momento in cui dovesse verificarsi un evento di allarme. Quindi è l'applicazione che ci permette di fare video verifica sia lato antintrusione che lato antincendio. L'acquisizione, come vi dicevo, si può fare tranquillamente facendo un'inquadratura con la fotocamera del dispositivo sul QR code o eventualmente anche una ricerca in rete è possibile. Quindi tranquillamente, se siamo all'interno della stessa rete, l'applicazione è in grado di riconoscere la scheda IP della centrale ed acquisirla facilmente. Abbiamo la possibilità con l'applicazione classica di inserire e disinserire l'impianto in modalità parziale o totale. Gestire le notifiche push degli eventi, quindi gestire quali notifiche ricevere e su quali dispositivi ricevere o su quali indirizzi mail ricevere, eventualmente escludere quelli che sono gli ingressi che stanno creando dei problemi. Possiamo andare ad abilitare e disabilitare dei codici e delle chiavi, quindi se per caso andiamo a smarrire un ordine di comando oppure vogliamo per qualche motivo disabilitare un codice di una persona che non lavora più con noi, l'applicazione ci permette anche di effettuare queste piccole modifiche. Ci permette di modificare quella che è la rubrica telefonica associata al combinatore, quindi per qualche motivo cambiamo un numero, non vogliamo più inviare o ricevere chiamate su un determinato numero, l'applicazione stessa ci permette di fare queste variazioni. Possiamo visualizzare gli eventi di stato, quindi il classico memoria eventi direttamente a bordo dell'applicazione, scenari di geolocalizzazione, quindi geolocalizzarci rispetto al sito protetto e quindi avere delle informazioni nel momento in cui ci allontaniamo o ci riavviciniamo al sito, all'impianto antintrusione stesso. Possiamo la possibilità di condividere l'impianto con altri utenti, quindi nel momento in cui dobbiamo gestire più persone lo stesso impianto, invece di usare tutte le stesse credenziali per evitare che poi all'interno della memoria eventi veniamo riscontrati tutti con lo stesso nome, abbiamo la possibilità di condividere l'impianto in modalità totale oppure in modalità parziale, quindi solo una parte di impianto viene condiviso con altre persone. L'applicazione ha anche la possibilità di effettuare il login automatico senza dover inserire tutte le volte quello che è l'utente e la password, quindi facilitare un po' l'accesso. Schermate riepilogative, anche qui un po' riportiamo quelle che sono le schermate della tastiera, dove il colore verde ci indica che è tutto a posto, il colore rosso ci indica eventuali allarmi presenti, con poi l'iconcina della sirenetta associata alla zona dove si è generato un allarme e di conseguenza il relativo sensore, la possibilità delle notifiche con un piccolo bannerino laterale che ci individua quelle che sono le notifiche lette rispetto a quelle notifiche da leggere. Acquisizione della parte di videosorveglianza, anche qui in modalità molto molto semplice, basta andare a inquadrare il QR code che si trova a bordo di ogni dispositivo di videosorveglianza di casa Urmet e automaticamente inserendo utente e password di quel dispositivo lo andiamo a gestire con la stessa app Urmet Secure e ricordo lo andiamo ad associare magari alle zone di allarme. L'applicazione per la videosorveglianza ci permette di modificare quello che è lo streaming, quindi la definizione con il quale andare ad inquadrare o a vedere le immagini. E ci permette anche di regolare quello che potrebbe essere lo zoom motorizzato di cui le telecamere, alcune telecamere sono dotate. Ci può far fare dei snapshot o delle registrazioni locali sul telefono stesso, oppure ci permette di riprodurre quelle che sono le immagini registrate. Possiamo gestire l'audio bidirezionale per quelli che sono i dispositivi compatibili, quindi che ci permettono di parlare o di ascoltare tramite il dispositivo di sorveglianza. E
E poi un tasto molto importante che trovate è il tasto di playback allarme, che vi permette di posizionarvi all'interno delle registrazioni nel momento in cui si è verificato effettivamente l'allarme. Quindi vi facilita un po' la vita della ricerca, della riproduzione delle immagini in fase di allarme. Non siete più voi che dovete andare ad impostare correttamente data e ora del momento dell'allarme, ma vi ci porta automaticamente direttamente l'applicazione grazie a questo tasto playback allarme. In più potete anche variare la visualizzazione in base a schermo intero, a singolo schermo oppure multischermo suddiviso in più parti a secondo delle vostre esigenze. L'applicazione 1068.7 invece è un'applicazione per tablet per la configurazione del nostro impianto, quindi per la programmazione dell'impianto, anche qui necessita di una piccola registrazione da parte dell'utente finale, quindi basta essere in possesso di un indirizzo mail ed effettuare la propria registrazione. Dopodiché possiamo programmare completamente il sistema, possiamo fare backup e restore della configurazione che abbiamo salvato precedentemente sul tablet stesso, sulla micro SD, oppure direttamente sul cloud. Quindi questo ci permette di magari sostituire il tablet oppure riformattare il tablet e non avere perdita di dati, perché reinseriamo le nostre credenziali e andiamo a ripristinare tutti quelli che sono i dati che abbiamo precedentemente salvato all'interno del cloud. Quindi non avete mai perdita di dati se ricordate costantemente di salvare tutti i vostri impianti all'interno della vostra porzione di cloud. Come dicevo all'inizio, permette il controllo dell'impianto per verificare magari che le configurazioni fatte siano andate a buon fine, quindi che funzioni tutto in base alle esigenze richieste dal cliente. Quindi prima di consegnare l'impianto al cliente, il tablet ci permette di muoverci liberamente all'interno dell'abitazione e verificare magari che tutto va in allarme, che gli inserimenti totali e parziali funzionano correttamente, che le sirene sono collegate in maniera adeguata e che quindi suonino nel momento in cui la sua uscita si attiva. Ci dà una notifica in caso di guasto dei dispositivi e poi si ha anche la notifica in caso in cui la centrale perde la comunicazione con il cloud. Quindi è un cloud in quel caso che non sentendo più la presenza della centrale ci invia una notifica. Scheda riepilogativa della programmazione, come vedete anche qui, piccolo menu a tendina laterale che ci permette passo passo di configurare la centrale senza dover mai tornare indietro. Quindi ogni scheda ci permette facilmente di configurare la successiva, ma non è mai la successiva che ci obbliga a tornare indietro per configurare una scheda precedente. Quindi anche qui, seguendolo passo passo, arriviamo a fine programmazione senza alcun problema. L'applicazione, oltre che la configurazione, ci permette anche l'acquisizione dei dispositivi in campo, quindi quella che è l'acquisizione che solitamente dovevamo fare da tastiera. In questo caso possiamo farla anche direttamente con l'applicazione, sia per i dispositivi cablati che eventualmente per i dispositivi dati. Modalità di comunicazione del tablet rispetto alla centrale, tre modalità: access point, perché la centrale alla prima accensione genera una sua rete Wi-Fi alla quale collegarsi per stabilire la connessione. Stessa rete nel momento in cui ci troviamo nello stesso ambiente, quindi tablet connesso Wi-Fi e centrale connessa in modalità Wi-Fi o cablato con la rete ADSL e di conseguenza una connessione locale, oppure ci troviamo fuori dal sito protetto, quindi ci troviamo distanti, sfruttiamo il cloud per effettuare la connessione. Queste connessioni non sono libere, ma comunque sia devono soddisfare tre requisiti fondamentali, che sono codice impianto che deve corrispondere sia in centrale che nel tablet, codice tecnico, anche questo deve corrispondere in entrambi i dispositivi, e in ultimo, non poco importante, l'autorizzazione da parte del cliente finale. Quindi se questi tre parametri non vengono soddisfatti, la comunicazione non potrà mai avvenire. Quindi il cliente ha anche una garanzia che liberamente non possiamo accedere senza alcun problema. Eugenio, a te la parola prima di chiudere e salutarci. Marzio, io a livello tecnico, a livello di performance, non ho nulla da aggiungere perché hai detto tutto tu e sei stato molto chiaro e molto esaustivo. Grazie. Ovviamente chi ci segue dall'altra parte si chiede un po' i costi, no, di questi kit, di questa centrale, di tutti questi dispositivi che abbiamo presentato stasera. Io vi ricordo che Urmet ha una rete di consulenti molto capillare. Quindi potete tranquillamente interfacciarvi col vostro consulente tecnico di zona per offerte mirate, per dimensionamento di impianti laddove vi serve un aiuto, una mano, perché magari l'impianto è grosso, ci siamo noi che quotidianamente siamo al vostro fianco tutti i giorni. Quindi potete tranquillamente contattarci, ci interfacciamo e sicuramente ti daremo anche un prezzo a voi consono e favorevole. Io, ti ripeto, a livello tecnico non aggiungo null'altro, vi
ringrazio per la partecipazione a questo webinar. Grazie a te, Marzio, e vi auguro una buona serata e a risentirci e arrivederci ai prossimi webinar. Vi saluto Perfetto. tutti e vi auguro buona serata. Grazie. Grazie Eugenio di avermi affiancato durante il webinar Grazie a te. collaborativo. E vi ringrazio anch'io della partecipazione. Mi scuso se siamo andati un po' lunghi, ma insomma gli argomenti erano tanti e spero che siano stati interessanti per voi per garantirvi un lavoro sempre più professionale. Vi rimando, come vedete dalla slide, al prossimo webinar che si terrà il 23 novembre alle 17:30, dove si parlerà di normative FIRE, quindi di normative antincendio, quindi argomento un po' sempre in voga, soprattutto in questi ultimi periodi dove la normativa è stata aggiornata e quindi da dicembre 2021 abbiamo dei dettagli ulteriori aggiornati rispetto al passato. Ancora grazie e una buona serata a tutti, un buon proseguimento di giornata. Grazie, buonasera.